Siamo con Corrado Visore, direttore artistico di Forio Inchiostro. Come nasce questa bella manifestazione? Si nasce dall'idea di voler dialogare con Forio, con la comunità in una forma di narrazione delle varie aree di cui è composto il cartellone, dall'area enogastronomica al teatro, alla musica, passando per i libri, la divulgazione, le attività per bambini. Ogni area ha una sua specificità e insieme dialogano tra di loro in maniera trasversale e dialogano con la comunità per cercare di trovare una maniera per raccontare Forio, l'isola e anche tutto il meridione d'Italia, in una forma di cerchi concentrici in cui si possa allargare il discorso. Il tema è il chiostro, l'inchiostro, il pozzo calamaio che si trova al centro del chiostro di San Francesco, che in qualche modo mette insieme tutti i discorsi e noi andiamo a cercare quello che è il succo del discorso. Saranno vari appuntamenti. Ricordiamoli quali sono. Sì, no, parliamo di un festival che dura 4 settimane, dal 2 al 26 settembre, sono 4 settimane dal giovedì alla domenica per 4 volte e si intervalleranno la sera, soprattutto saranno spettacoli teatrali e musicali, il pomeriggio le divulgazioni e le presentazioni dei libri, al primo pomeriggio invece ci saranno le attività per i bambini e gli itinerari che si svolgeranno. Tra il chiostro e fuori dal chiostro per divulgare quella che è la nostra isola. Insomma, sono eventi tutti gratuiti, è un'offerta libera, sulla nostra pagina Facebook si può fare in modo di prenotarsi perché la prenotazione è obbligatoria e insomma vi aspettiamo a Forio al chiostro di San Francesco da giovedì 2 settembre. Siamo con Pierpaolo Mandel, direttore organizzativo del Festival Forio Inchiostro. Vogliamo ricordare un po' gli appuntamenti, parliamo un po' di questa iniziativa. Senz'altro. Forio Inchiostro è un festival che è molto ambizioso perché vuole far ripartire la cultura e questo è stato possibile grazie all'amministrazione comunale di Forio e l'assessore Gianna Galasso e il sindaco Francesco Del Deo. Le istituzioni anche scolastiche, soprattutto l'Istituto di Istruzione Superiore Cristoforo Mennella, nella dirigente la professoressa Giuseppina Di Guida, con lei e tante altre realtà che continuano ad aiutare a far crescere questo festival. Ci sono tantissimi appuntamenti, tante voci famose, a cominciare con Luciano Pignataro che presenterà il suo libro, altre compagnie teatrali dell'isola e non, per esempio la compagnia di Bianconiglio, ci saranno spettacoli